Pronto? Sì. Sì, la sentiamo, Presidente, buongiorno. Buongiorno. Le passo Brusca, sono il cancelliere. Buongiorno, Presidente, sì, la sento. Buongiorno. Procuratore generale può procedere all'esame. Non penso. Ecco, ora ti sento. Se mi consente di star seduto, perché c'è un problema di incompatibilità con questo microfono, è troppo basso. Quindi... Va bene. Grazie. Senz'altro. Sì, se intende rispondere, sì. È imputato il reato connesso, se non sbaglio, Brusca. Sì. Brusca, lei vuole rispondere? Sì. Sì, va bene. Procedo. Da qualche notizia generale sulla sua posizione giuridica attuale. Lei è stato condannato, sì o no? Io sono stato condannato in via definitiva, in procedimenti in corso e tanti procedimenti ancora da risolvere. Ancora da risolvere. Lei è uomo d'onore? Ero uomo d'onore, cioè facevo parte della famiglia di San Giuseppe Iato. Con quale ruolo? Prima consultato semplice e poi con la qualità di reggente e capomandamento. Quando è iniziato la collaborazione? Con i colloqui investigativi dal 23 maggio 96, con le autorità competenti il 9-10 agosto del 96. È stato arrestato quando? 20 maggio 96. 20 maggio 96. I motivi che l'hanno spinta a iniziare questa collaborazione, quindi anche a continuarla? Ma i motivi sono che prima ancora che io venisse arrestato, per problemi miei, problemi che erano sorti, problemi che si erano venuti a causare, già io avevo nausea, problemi per i fatti miei. Nel momento in cui poi sono stato arrestato e quando sono uscito dalla questura ho visto pure quello che è successo e poi sono arrivato in carcere, cioè per me è stato momenti di riflessione, ho deciso, come so dire, cioè di rompere definitivamente il muro. Per quali reati ha riportato condanne definitive? Finora per associazioni e omicidi. Quale in particolare? L'omicidio? Omicidio, processo Agrigento, diversi omicidi e per associazione per mafia appalti, associazione mafiosa al Macchessi 1, un'altra associazione a Trapani, quelle definitive sono queste. Sì. È mai conosciuto il dottore Contrada? No, di persona mai. Sa che lavoro svolgeva? Il funzionario di polizia. Con quali ruoli? Ma se non ricordo male era il questore, il capo della mobile di Palermo, per un periodo che lo conosco. Ce lo sentivo dire, non lo conosco. Quindi a parte questi, a parte i ruoli istituzionali, sa se ve ne erano rapporti tra il dottore Contrada e l'associazione a cui lei apparteneva o con uomini di questa associazione, di Cosa Nostra in particolare? Ma io per bocca di Salvatore Arrina sapevo che era, no, sapevo, lo riteneva amico di Rosario Riccobono, cioè non c'era occasione quando si parlava di Riccobono di nominarlo suo amico o persona di lui, sua fidata, in quanto gli faceva da confidente, non lo so i rapporti che avevano. Ecco, in particolare ne parlava con Rina di questi rapporti? Non ho capito che significa gli faceva da confidente. Confidente? Rosario Riccobono gli faceva o da confidente o erano amici e queste erano parole di Salvatore Rina. Salvatore Rina quando parlava di Rosario Riccobono inquadrava Rosario Riccobono amico o confidente del dottor Contrada. Ho capito. E a conoscenza di episodi particolari? No, infatti specifici non ne so. E Brusca, lo vogliamo localizzare nel tempo questo discorso? Cioè dire Rina
A quale periodo si riferiva? In quale tempo parlava di Riccobono come confidente o amico del dottor Contrada? Dunque 77, 78, 79 fino a... al giorno alla morte di Riccobono. E quando è la morte di Riccobono secondo lei? 30 novembre 82-83. Posso? Prego, prego. Sì. Quindi lei non è a conoscenza di episodi particolari che leghino il dottore Contrada a Cosa Nostra. Vuole riferire? No, infatti. Sì, sì, no, sempre per quanto le consta per averlo avuto riferito per altri versi. Le consta di un progetto di evasione di Luciano Ligio? Sì, mio padre, cioè c'era Luciano Ligio alla caccia di Palermo. Quando? Nel 78, 77, 79, comunque prima degli anni 80, 78, non lo so dire, comunque ci sono, credo, delle date ben registrate. Salvatore Riina aveva progettato di fare evadere Luciano Ligio. Salvatore Riina, preoccupandosi che il Contrada potesse far arrestare Riina o passare alle confidenze, prese mio padre e lo mandò da Rosario Riccobono, perché allora il territorio apparteneva, cioè il carcere Luciardone apparteneva al mandamento di Rosario Riccobono. Per poter fare una cosa del genere gli doveva chiedere permesso se era possibile o meno. Anche mio padre, per conto di Salvatore Riina, fa questa ambasciata e gli disse va bene, però dopo un giorno, due giorni, a carcere Luciardone si è verificato una grossa forza di polizia e da quel giorno, dopo 1, 2, 3, 4 giorni, Luciano Ligio fu trasferito e Salvatore Riina inquadrò il fatto che subito passarono la confidenza alle autorità giudiziarie. Quando lei parla, quando lei parla di forza di polizia, intende riferirsi esattamente a quali forze dell'ordine? Ma lui, guardi, quando parlava di Riccobono, perché la confidenza... Non quando parlava di Riccobono genericamente. Le ha parlato a proposito di questa progettata fuga dal carcere di Luciano Ligio. Diceva che dopo che fu portata a conoscenza di Riccobono, questo progetto, cominciarono a circolare una grossa forza di polizia. A quali forze specifiche dell'ordine si riferisce in questa circostanza? Io stavo specificando questo, cioè essendo che Salvatore Riina inquadrava il Riccobono con il dottor Contrada, lui dice ha passato la confidenza al Contrada. Ora non lo so se c'erano, io mi ricordo se c'erano carabinieri o polizia, so solo semplicemente che là c'era stato una forte presenza di polizia sul territorio, cioè davanti al carcere, all'interno del carcere, fuori del carcere, e Luciano Ligio subito fu trasferito. Guardi, per sotto forma di contestazione e al fine di rinfrescare la sua memoria, io devo ricordarle che nei precedenti interrogatori che ha reso al Procuratore della Repubblica in data 19 febbraio 97 e in data 26 febbraio 97, lei ha specificato che si trattava di carabinieri, non di polizia. Ha specificato esattamente questo fatto. Dice, per la verità abbiamo visto circolare 24 ore al giorno una cosa veramente impressionante, le macchine dei carabinieri. Io chiedo scusa, volevo dire autorità giudiziaria, cioè i carabinieri, non... No, autorità giudiziaria, lei parlava di grossa, poco fa, mi scusi, perché facciamo ordine nelle nostre menti. Poco fa lei, deponendo qui, ha detto che a seguito del fatto che a Riccobono fu chiesto il permesso di poter fare evadere Luciano Ligio dal carcere, si vide circolare, tra virgolette, una grossa forza di polizia sotto il carcere del Luciardone. Sì. La domanda che le facevo io è questa: quando parla di forza di polizia, a quali forze dell'ordine si riferisce? Lei mi ha risposto pure poco fa, potevano essere o polizia o carabinieri, io non ricordo bene. A questo punto io le ho contestato
che nei precedenti interrogatori resi al procuratore della Repubblica lei ha parlato di macchine dei carabinieri e ha espressamente escluso che circolassero macchine della polizia o comunque forze di polizia, polizia di Stato. Questa è la contestazione. Non so se riesco a essere chiaro. Sì, 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 di fronte a questa contestazione, allora, lei cosa risponde? Rispondo che io avevo visto carabinieri davanti al carcere più di una macchina e per forze di polizia intendevo dire, cioè, ho visto militare davanti al carcere e erano carabinieri. Va bene, allora non c'è contrasto, Presidente. Scusa. No, no. Puoi proseguire. Scusa, ma la... Sì, sì, va bene. Lei ha conoscenza dei rapporti con Cosa Nostra di altri uomini delle istituzioni? No, io che non ne so altri. Io sapevo solo di quello che diceva Salvatore Arena, l'esternazione di Salvatore Arena, di altri fatti non ne so. Ma come mai questo rapporto, questo sospetto, sospetto altro, non so, di Rina nei confronti di Ricco Bono in ordine a questo rapporto con il dottore Contrada che portava addirittura a far avere notizie alle forze? No, questa è una mia. Sì, sì, d'accordo, ha ragione avvocato. Sì, 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 d'accordo, c'è un passo in più. Sì, no, volevo un po' capire come mai appunto questo rapporto venisse tollerato da Rina. Aspetti, voglio chiarire un punto. Salvatore Rina non inquadrava solo Ricco Bono in questa fase, inquadrava tutto uno schieramento di personaggi di Cosa Nostra, chi per un verso e chi per un altro verso, confidenti o vicino a forze di polizia, o a carabinieri o a polizia. Tant'è vero che col tempo si è sfociata poi nella guerra di mafia, cioè avvenuta nell'81. A Ricco Bono lo ha tollerato nel tempo, lo ha eliminato più tardi per uno scopo ben preciso. Quale? È quello che lui sperava di poterlo usare per fargli in quel momento, di poterli adoperare per fargli, con la speranza che lui si adoperasse a fare rintracciare qualche scappato, cioè qualcuno di quelli perdenti, per modo di dire, per poterlo eliminare. Quando a questo risultato Salvatore Rina non l'ha ottenuto, hanno deciso di eliminarlo alla fine, ricordo, 82-83. Al fine 82-83. E quindi lei... Non mi ricordo. Sì. Ma degli altri uomini di onore che avevano rapporti, io è la domanda che avevo fatto poc'anzi. Perché lei dice che questa fu un po' anche la ragione dell'inizio della guerra di mafia, no? E quindi uno dei tanti motivi. È uno dei tanti motivi. Quindi di altri rapporti tra altri uomini di Cosa Nostra, altri uomini d'onore e rappresentanti delle forze di polizia o di carabinieri o altro, lei di che cosa ha conoscenza? Cioè, come fa ad affermare questo? Lo faccio affermare perché io prima ho parlato di Gaetano Badalamenti e l'ho detto in maniera così generica per quello che mi diceva Salvatore Rina, che c'è stato qualche sentenza, lo ha confermato il Badalamenti stesso nell'ultimo periodo, c'era Peppe Di Cristina che era confidenza dei carabinieri ed è stato confermato, c'è tutta una serie di fatti che sta venendo fuori con dei riscontri. Sì, ma di cose che sono a conoscenza sua o comunque per averle avute riferite da Rina? E per esempio, conoscenze mie sono che lui mi diceva che un giorno doveva andare dal commercialista Mandalari, intuendo che poteva essere arrestato, quantomeno che da lombardamente gli voleva tirare una trappola, non ci andò e quel giorno precisamente in quei locali, cioè negli uffici del dottor Mandalari, ci sono andati i carabinieri per fare una perquisizione, non so per quale motivo, e Salvatore Rina inquadrava il Badalamenti che lo voleva fare arrestare. Poi, ripeto, col tempo lui inquadrava il Badalamenti, Bontade, Inserillo, Di Cristina, c'è tutta una cordata, c'è tutti vicino a, ripeto, chi per un verso e chi per un altro, con carabinieri o polizia. E anche il Ricco Bono lo inquadrava anche in queste persone. Ma il tornaconto che avevano gli uomini d'onore o comunque Cosa Nostra da questo tipo di rapporti, qual era? Sì, sì, prego. Il tornaconto era il non andare al confine, non avere la patente, licenza di caccia, benefici, non essere disturbati, cose che altri non avevano.
Che significa non essere disturbati? Disturbati nel senso che uno si poteva fare la danza più tranquilla, un altro no. Un altro poteva essere perseguito a vita, un altro no. Un altro andava a confine, un altro no. Quindi quando uno se ne va a confine, tipo mio padre è stato sempre un perseguitato, si è fatto 3-4 volte a confine, tornava e se ne andava a confine, altri personaggi no, tipo Badalamenti, tipo Bontario, tipo tanti altri, questi benefici li avevano. No, poc'anzi ha detto come Badalamenti, come Contrada, credo ci sia stato un lapsus proprio. Chiedo scusa, che come Badalamenti, come Bontade, come Inserillo, come Enrico Bono, cioè tutti quelli persone che ho inquadrato e che gli ho detto, quelli che si sapevano, che ancora sicuramente ce ne sono qualche altro che non si sa. Le risulta che Enrico Bono trascorresse la latitanza con una relativa serenità? Ripeto, io non sono fatto specifico, no, mi diceva Salvatorelli che... Io dicevo, Salvatore Rina mi diceva che addirittura lui si va, ma è un modo di dire, cioè si vanno a coricare assieme con Contrada. Però ripeto, sono parole di Salvatore Rina, io non conosco nessun fatto specifico. Brusca, mi dica una cosa, lei poco prima ha fatto il nome di Badalamenti, ma nel periodo di cui stiamo parlando, e raccomando sempre nel riferire alle circostanze di cercare di ancorarle sempre al tempo, Badalamenti non era già uscito dall'Italia? Signor Presidente, era uscito dall'Italia... Quando è uscito dall'Italia Badalamenti? Ufficialmente credo, non lo so, 77, 78, 79, però andava e veniva, non è che Badalamenti stava sempre fuori, andava e veniva, e nell'81 lui, quando comincia la guerra di mafia, lui era in Sicilia, cioè era presente. Poi se ne è ritornato in America, è scappato un'altra volta, ma andava e veniva, non aveva nessun tipo di problema. E era uscito anche di Cosa Nostra, ma era uscito di Cosa Nostra da una parte, perché il Bontade, il Riccobono, l'Inserillo lì davano sempre confidenza, cioè lo ritenevano sempre vicino a loro. Posso, Presidente? Prego, prego. Sì. Ha mai avuto cognizione di notizie che Rina apprendeva da uomini delle istituzioni? Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Notizie in ordine ad operazioni di polizia o da altro che Rina apprendeva da rappresentanti dello Stato, lei ne ha conoscenza di questo? No, io non ne ho conoscenza, però non lo posso neanche escludere. Si è servito Rina di coperture istituzionali per la sua lunga latitanza? Che io ne sappiano, anche se con grande mia sorpresa, nel 98, cerchiamo di 97. Esprimerci con termini piuttosto concreti. Signor Presidente, quando ci riferiamo, capisco che Brusca è in grado di capire certe cose, ma sì, alla femminina, va, ecco. Alla femminina, tanto per... Signor Presidente, io ho fatti concreti che Salvatore Rina avesse contatto con o piccolo, grandi personaggi dell'istituzione, mi riferisco a forze di polizia, che lui aveva contatti con per interposte persone, con magistrati, con altri funzionari, cioè di magistratura e non di forze di polizia, perché lui almeno per quello che mi diceva li ha sempre contrastati e li ha fatto sempre a modo suo la guerra. Con grande mia sorpresa nel 97 ho scoperto che lui, anche per beneficio di Cosa Nostra, ma soprattutto per lui, ha avuto contatti con forze di polizia. Questo per me è stata una grossa sorpresa. Ha avuto contatti? Cioè, forze di polizia mi riesco con carabinieri. Nel 97? O ha preso nel 97? L'ha preso, ho preso nel 97. 97. Ma questi contatti quando li aveva avuti? Nel 92. Quindi poco prima di essere arrestato? Dopo la strage di Capaci, lui aveva avuto contatti con forze di polizia, cioè con i carabinieri, per poter portare cosiddetto le trattative. Io convinto che aveva contatti con altre persone, ma poi alla fine sono usciti i carabinieri. Per poter, scusi, non ho capito. Portare avanti un progetto con lo Stato, e c'è una trattativa con lo Stato, dopo la strage di Falcone, prima di quella di Borsellino, cioè nel mezzo, e poi sono venuti fuori che lui aveva contatto con i carabinieri, e questo a me mi ha perpresso. Ma questo chi gliel'ha detto a lei? L'ho detto io ai magistrati di Firenze, e poi il colonnello Mori è venuto a deporre al processo di Firenze. Ma lei da chi lo ha saputo?
L'ho sentito con le mie orecchie dalla televisione e dalle mie dichiarazioni si è sviluppato questo fatto. Ho capito. Ma lasci perdere la televisione, però. Quando parla ho saputo. Si deve riferire a canali che possono interessare questo processo. Cioè dire a notizie che sono pervenute a lei, non alla televisione. Allora, signor Presidente, io nel 97 sono stato interrogato dalla Procura di Firenze. Allora mi hanno chiesto, secondo me, Salvatore Riina, con chi poteva aver avuto contatti con le istituzioni o chi poteva essere il canale, il tramite. A quel punto io ho fatto il nome di Antonino Cinà, e Antonino Cinà poteva essere l'anello di congiunzione con questi personaggi dello Stato. E chi è Antonino? Uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo. Medico, medico operante all'ospedale civico. Allora, fino a lì stop. Poi, leggendo qualche giornale, ho visto che il colonnello Mori ne ha fatto qualche dichiarazione. Queste dichiarazioni poi sono state confermate in aula al processo di Firenze. Così, non... Io dalle mie deduzioni, cioè da ragionamenti e da deduzioni basate su fatti, sono arrivato a questa conclusione. Cioè con le prove, vabbè, se sono ufficiali. Vabbè, andiamo avanti, cerchiamo di attenerci sì, certo. Alla concretezza. Riina, a me trascorso la latitanza, a parte della latitanza a San Giuseppe Jato? Riina ha trascorso la latitanza a Palermo, a San Giuseppe Jato, a Palermo, a Trapani, i posti che so io sono questi. Come? Scusi, non ho sentito. A Palermo, a San Giuseppe Jato, poi un'altra volta a Palermo e in questo frangente anche a Trapani, cioè per i restivi a Trapani, cioè o meglio a Mazzara del Vallo. Sì. Un attimo solo. Presidente, chiedo scusa, qualche altra domanda. Poco fa il signor Brusca parlava del rapporto tra Contrada e Ricco Bono, come riferitogli da Salvatore Riina, nel senso che il dottore Contrada era confidente o amico. No, al contrario. Al contrario era. Nel senso che Ricco Bono. E cosa ho detto? Chiedo scusa perché. Contrada era confidente. Sì, allora ho sbagliato. Esattamente l'opposto. Chiedo scusa. Nel senso che Ricco Bono era confidente o amico del dottore Contrada. Per quello che le disse Totò Riina, o comunque per quello che risulta a lei, il contenuto di questo rapporto tra i due, che ora lei definisce un rapporto di confidenza o di amicizia, dico, ma il contenuto a femminina, come dicevo prima, qual era? In che cosa consisteva questo rapporto? Consisteva che per la mentalità di Cosa Nostra uno non doveva avere contatti con le forze di polizia e Salvatore Riina, il modo di pensare Salvatore Riina che mi inculcava anche a me e a tanti altri è che uno avendo non la confidenza ma l'amicizia con una persona del genere era considerato per la mentalità di Cosa Nostra sbirro, però quali erano i fini, come la adoperava, cioè come si contattavano, come si vedevano, questo non lo so, lui riteneva amici, chiedo scusa, amici e sbirro a Ricco Bono perché aveva questa amicizia e questo rapporto con il dottore Contrada. Senta, ma per averglielo detto Riina o comunque per averlo appreso lei in qualsiasi modo, lei sa se il dottore Contrada era disponibile nei confronti di Ricco Bono o comunque nei confronti dell'organizzazione mafiosa? Sì, signor Presidente, si oppone a questa domanda così generica, chieda fatti, se era disponibile, questi concetti. Ecco, lei ha preso... Cerchiamo di quantificare, se conosce fatti, cerchiamo di concretizzarli. Ora ci arriviamo ai fatti e andiamo per gradi. Lei ha preso da dottor Riina o ha preso comunque da altri che il dottore Contrada era disponibile nei confronti di Ricco Bono? Disponibile, e così ha detto lei. Diciamo così, se il dottore Contrada avesse fatto qualcosa per favorire con Ricco Bono.
Va bene, Presidente, allora poniamolo in questi mesi. Le risulta, per averglielo detto il Rina o il Riccobono, che il dottore Contrada avesse fatto qualcosa per favorire il Riccobono o in genere per favorire Cosa Nostra? Anche per averglielo detto dottor Rina. Insomma, fatti specifici lo sa o no? No, Presidente, la mia domanda non era perché non era sui fatti specifici, se era al corrente o non era al corrente, per averglielo detto dottor Rina, di una generica disponibilità dell'imputato. Poi vediamo se ci sono fatti specifici, mi riservavo di all'esito della prima domanda di fargli ulteriori domande. Signor Presidente, su concetti che non ci intendiamo, si devono chiedere fatti, non il fatto, generiche indicazioni. Perfetto, no. E allora il fatto è questo, Presidente, ripongo la domanda in altro modo. Le risulta che il dottore Contrada fosse a portata di mano di Riccobono? No. Il Presidente, così è stato detto. No, come la devo porre la domanda? Non introduciamo quello che è stato detto, illazioni o discorsi o aggettivi. Il Presidente, scusi, come la devo porre la domanda? Vi è un dato processuale che io non ho voluto per correttezza rivelare. Ma lo devo introdurre perché è processuale. Se ci allora, altrimenti gli chiediamo giudizi. I commenti evitiamoli, per favore. Presidente, la domanda è questa, poi se la Corte ritiene che possa così essere... Così com'è non può essere ammessa. Dico, un attimo solo, Presidente, mi perdona, la domanda è questa. Gli ha detto Totorrina, ecco, il fatto storico, poi il giudizio sarà valutato dalla Corte, dai difensori, dal pubblico ministero. Ma la domanda che io pongo attiene a un fatto storico che si sarebbe o non si sarebbe verificato. Gli ha detto Totorrina che il dottore Contrada signor era... Presidente, è una domanda suggestiva in ogni caso, chiede che cosa gli ha detto Rina, non gli ha detto se o che. E allora che cosa oltre a parlare di confidenza e amicizia il Totò Rina, che cosa gli ha detto del dottore Contrada? Questo rapporto di confidenza o amicizia lo ha manifestato anche con altre parole, con altri termini? Guardi, io cerco di esprimermi come io posso. Salvatore Rina, quello che so io, lui non ne ha mai usufruito, almeno per quello che lui mi diceva a me. Lui riteneva questa amicizia fra il Riccobono e il Contrada che ne usufruiva il Riccobono. Ora, quale sia il grado di rapporto fra i due, questo non glielo ho mai sentito dire. Che era un'amicizia che ne usufruiva, ne godeva il Riccobono, non so per quale motivo, questo me lo diceva ogni volta che si parlava di Riccobono. Guardi, signor Busca, io devo contestare allora che nel verbale di interrogatorio reso al pubblico ministero il 19 febbraio dell'87, lei a domanda del pubblico 97. Ministero, da 97, chiedo scusa, 97, ha detto che lei sapeva che l'avevano a portata di mano, però fatti specifici non ne so. Guardi, io confermo quello che gli ho detto, questo ho voluto sempre dire. Conferma quello che ha detto. Senta, a proposito di questo... Cioè, la mia intenzione era quella di dire queste parole, cioè, nel senso che nella dialettica, alla femminile, cioè Rosario Riccobono l'ave Salvatore Rina nelle mani, cioè nella dialettica di Cosa Nostra è questa. Forse nelle... Rosario Riccobono ce l'ha Salvatore Rina nelle mani. Chiedo scusa, il Riccobono ha nelle mani a Rosario Riccobono, sono tutti una cosa. C'è nella dialettica alla femminile o in Cosa Nostra. C'è chi li riflette, Riccobono chi c'ha nelle mani, avanti. Riccobono aveva nelle mani al dottor Contrada. Confermo quello che ho detto a verbale, forse per usare le parole più difficili sbaglio, confermo quanto ho detto alla contestazione. Difficoltà qua la comprendiamo tutti. I verbali li fanno in italiano, lo scherziamo. Vabbè, poi li traduciamo, ma dico, se lui ha difficoltà ad esprimersi potrebbe anche qualche parola siciliana, penso che la comprendiamo tutti, no, in latino non confermo quanto ho detto al verbale, non facciamo anche noi confusione. Andiamo avanti, dunque dicevamo di questo rapporto di confidenza o amicizia, cioè dire Riccobono faceva confidenze al dottore Contrada e queste e c'erano anche confidenze in senso inverso. Cioè dire, le notizie passavano solo da Riccobono a Contrada o passavano, per quello che lei sa, anche
da Contrada a Riccobono? No, questo non lo so, io ti posso dire solo che Savatorini ci sono tutta una cosa, si vanno a cuccare insieme, cioè questo l'ho detto in siciliano e glielo ripeto. Però a questo punto purtroppo io devo contestarle le precedenti sue dichiarazioni, e cioè che nel verbale del 26 febbraio 97 al pubblico ministero lei ha detto che anche il dottore Contrada passava notizie a Riccobono, il quale poteva stare tranquillo perché era garantito, eccetera, eccetera. Lo dice nel verbale 26 febbraio del 97. Ora le leggo i passi. Sì. No, non dice questo. Le leggo i passi. Leggiamolo. A pagina 20, Brusca Giovanni, no aspetti. Nel gergo nostro, nel gergo nostro, per la posizione di Riccobono, Riccobono passava notizie a Riccobono, cioè Contrada passava notizie a Riccobono, e Riccobono passava notizie a Contrada. Poi ancora... No, mi scusi Presidente, poi, le chiedo scusa. Ancora no. Dà la parola Presidente. No. E c'è pagina 22 poi ancora, no, che ritorna, scusi, sull'argomento. No, cominciamo da pagina 20. No. La domanda è Riccobono che ci dava notizie a Contrada, ma c'erano anche, per quello che Rina le disse, questa è la domanda del pubblico ministero, che Contrada che dava notizie a Riccobono o no? Risposta, ma penso di sì. Attenzione, prima, pensare... non su ipotesi... Poi continua, non su ipotesi, gli dice il pubblico ministero, mi deve raccontare, Brusca, no, aspetti. E il pubblico ministero l'ha delimitato l'ambito della domanda, dice me lo deve dire, esatto, perché quello gli ha detto bene. E ha continuato, signor Presidente, pagina 20. La contestazione. E allora si oppone alla contestazione. Questo è il concetto. Verbale del 19 febbraio, del 26 febbraio 96. Pagina 20. Pagina 20. Presidente, mi consente di delimitare l'ambito della contestazione, allora, visto che vi è una opposizione, dico, ripropongo la domanda, la lettura, ecco, vediamo quali sono i passi del verbale che io contesto. Le chiedo scusa, prima che il pubblico ministero legga, la difesa ritiene che non si possa muovere contestazione, perché in sostanza il discorso è in questi termini, avete il verbale e mi potete controllare, di fronte alla risposta, penso di sì, pubblico ministero chiede una precisazione, vabbè. Risponde alla precisazione con un'ipotesi. Nel gergo nostro. Io questo porta la. Nel gergo nostro, vabbè. Il che significa che è un'interpretazione di parole. No, questo è una interpretazione difensiva, per ora intanto questo qua nel gergo nostro. Qua dice, e io l'ho letto nel gergo nostro, non è che non l'ho letto. Noi non possiamo contestare tutto quello che hai posto, non dobbiamo chiedere che cosa sa, quali notizie Contrada ha passato, lo dica solo. No Presidente, io non sono affatto d'accordo con questa impostazione difensiva, perché in ipotesi, non dico in questo processo, in qualsiasi processo, si potrebbe avere notizia di una collusione istituzionale con la mafia senza conoscere in che cosa si è manifestata, e in questo modo poi il fatto che non si conosca potrà essere oggetto di valutazione, ma il fatto che la collusione possa essere generica, cioè dire non si conosca in che cosa sia manifestata, è ben possibile. Comunque il nucleo centrale della domanda è diretta a conoscere se fosse informato di un duplice scambio di informazioni, sia nel senso Riccobono Contrada che Contrada Riccobono. Questo ci deve dire. Poi il gergo lo dobbiamo. E infatti lui ha detto. Risponda a questa domanda. Signor Presidente, e io gli dico risposta. Come fatto specifico non ne so nulla, lo dico e lo confermo. Non lo sa. Oh, chiedo se mi faccia completare. Per la mentalità di Cosa Nostra, un rapporto del genere significa scambio di informazioni. Questo lasci perdere che lo sappiamo, per la mentalità di Cosa Nostra. Questo io intendo dire, signor Presidente, non ho altro da dire. Andiamo avanti. Un'altra, sempre nel medesimo... No. Scusi un attimo Presidente, mentalità è suggestivo, ma mentalità equivale a regole di Cosa Nostra? Perché se sono regole, credo che sia ammissibile la domanda, Presidente. Regole di Cosa Nostra le sappiamo pure noi. Avanti. Lui ha detto che di fatti specifici non sa nulla. La regola è un fatto specifico, Presidente.
Che significa la regola? Se c'è un ordinamento interno a Cosa Nostra e questa è una regola, lui ce la può esplicitare. Ma non ci interessa in questo momento. Presidente, ma questa era la domanda, in questo momento abbiamo ritenuto di porla e non è stata una domanda, regole, altro. Sulle regole di Cosa Nostra si è formato il giudicato, procuratore generale. Presidente, ma non su tutte le regole di Cosa Nostra, è possibile che sia sfuggito qualche regola al giudicato? Anche su questa si è formato il giudicato. Va bene. Presidente, io devo proseguire sempre col medesimo verbale nelle contestazioni. Sì. Mi pare di aver capito che il Brusca ha detto che non gli costa che ci fossero delle notizie che il dottore Contrada passava a Rosario di Sorbo. No, ha detto che non sa nulla di specifico. Nulla di specifico. Pure prima, sì. A pagina 24. Non sa nulla di specifico, ma ma sa se passava o non passava notizia a Riccobono? Questa, a parte il fatto specifico, sa o non sa? Per averglielo detto Totorrina o per averlo comunque appreso? Questa è la domanda. Sa o non sa che cosa? Che il dottore Contrada comunque passava notizie a Riccobono, notizie per istituzionali. Ma ci ha risposto. E cosa ha risposto? Perché non ha detto che di specifico non sa nulla. Presidente, io chiedo che sia posta questa domanda, se poi la Corte ritiene... Ma si ha risposto, scusa. No, ma io non gli chiedo fatti specifici, se ha passato o non ha passato questa specifica notizia, se comunque sa di notizie in genere passate dal dottore Contrada a Rosario Riccobono. Procuratore generale, ora ci vuole, le regole ce le dobbiamo dare, le dobbiamo rispettare pure noi. Cioè, la regola è che non si debbono ripetere le domande, perché altrimenti si fa confusione. Lui ha già risposto, ha detto che non sa nulla di fatti specifici. E in questo momento... Però io non riesco, Presidente, veramente è che non riesco io, solo questo. Io vorrei pregare la cortesia della Corte di farmelo capire, perché non lo capisco, perché io pongo nella mia mente, sbagliando, per carità, sbagliando, pongo una differenza tra le due cose. Una cosa è chiedere sa se il dottore Contrada disse in anticipo a Riccobono che il giorno domani mattina sarebbe stata eseguita una perquisizione, e questo è un conto. E il fatto specifico, una cosa è chiedere sa se il dottore Contrada passava in genere notizie a Riccobono, e questa è un'altra domanda. Io non riesco a comprendere come queste due cose, ma in contrapposto le due domande si ostacolano l'una con l'altra. Vabbè, perché se lui non sa nulla, come fa a dire se passava genericamente informazioni? No, lui non ha detto che non sa nulla, lui ha detto che non sa fatti specifici. Allora mi consente un'altra domanda, poi la Corte vede. Rina le disse che Contrada passava notizie a Riccobono? Posso rispondere? Risponda. Essendo un rapporto di amicizia era... No, scusa. Avvocato, per favore, lo faccia parlare. Nemmeno io. Lei lo aggredisce appena comincia a parlare. No, io non aggredisco nessuno. Dico che, Presidente, se il metodo è quello che ci siamo dati ed è corretto, cioè a dire, se si tratta di un metodo, nel gergo di Cosa Nostra non ci può entrare. Questo è il discorso. E di questo sta parlando. Lasciamolo finire di rispondere, avvocato, per piacere. Non è più il gergo di Cosa Nostra. Il gergo di Cosa Nostra è a pagina 20. Ora siamo a pagina 22, che è tutta un'altra cosa. Lo fate rispondere a Brusca, che l'ha cominciato a rispondere. Avanti, prego. Allora, signor Presidente, io voglio rispondere. Che sappia un fatto specifico, se il dottor Contrada ha detto giorno tizio che sembra una decisione per possessione, di questo non ne sa nulla, né a Riccobono né a Salvatore Rina. So le parole di Salvatore Rina inquadrando il Contrada, amico di Riccobono, Riccobono amico di Contrada, e si scambiavano notizie ambe le parti, cioè uno per avere un favore e l'altro per avere per un altro. Il Salvatore inquadrava Riccobono, confidente, amico di Contrada, c'è una persona che non poteva stare con Cosa Nostra, quindi lo riteneva amico di Contrada. E quando dice si andavano a coricare assieme, cioè nel senso era un gergo, non che si andavano a coricare assieme, un modo di dire che sono tutte e due una cosa, questo mi intendeva dire.
Quindi si scambiavano le notizie. No, sì, signor Presidente. È una deduzione che fa lui, è il proprio generale. Signor Presidente, dalla verbalizzazione poi non risulta dalla trascrizione che le fa il pubblico ministero queste considerazioni. Ma perché la trascrizione delle parole del pubblico ministero non le riporta? No, le riporta. Siccome continuava, lei non si è qualificata al microfono come il procuratore generale, si può incorrere in equivoci. Vabbè, ma il trascrittore lo mette, sì. PM1, PM2, anzi mette nome e cognome. Sì, sì, sì. È giusto, dice questo. È certo lì, è diverso. Brusca, ascolti. Sì. Nella dichiarazione che lei ha resa al procuratore della Repubblica il 26 febbraio del 1997 e che poco prima le è stata contestata, risulta che lei alla domanda del procuratore che lo interrogava ha detto: più di una volta Rina mi disse che Riccobono e Contrada mangiavano e bevevano assieme ed erano amici, tanto che Riccobono non aveva difficoltà a muoversi nella sua zona perché era coperto. Da quanto ho detto sopra deduco che lo scambio di notizie fosse sia da Riccobono verso Contrada che da Contrada verso Riccobono. Cioè, questa lei la offre al procuratore della Repubblica come una sua deduzione, non come una notizia che le era stata fornita da Rina. Presidente, se mi consente, lei ha dato lettura del verbale riassuntivo, quello redatto dal pubblico ministero. Ma noi abbiamo, e io l'ho posto a disposizione dei difensori, verbale registrato. Non abbiamo il verbale. Lei a quale verbale fa riferimento poco fa? A quale verbale? Non può essere uguale perché la registrazione dice tutte le fesserie che dice il pubblico ministero, mentre il riassuntivo è il succo del fatto, dice il contenuto del discorso. Sì, ma siccome noi abbiamo... Ci vuole spiegare questa cosa? Siccome noi abbiamo il meglio, Presidente, le dicevo, chiedo scusa, lei ha fatto riferimento al verbale quale? 26 febbraio? 26, quello che ci avete dato. Febbraio 97. Quello che ci avete dato. Però è un verbale registrato, riassuntivo. Quello che ci avete dato voi. No, Presidente, io mi perdoni, anzitutto mi sono ripromesso di stare calmo, però non posso accettare le punzecchiature dell'avvocato mio che tramite no suo, no no che qui tramite io non le ho raccolto invito a non stimolare. Scusi, che ho lei detto, io desideravo capire che cosa ho detto che ha urtato la suscettibilità del procuratore. Siccome io non l'ho sentito non mi interessa. Ha precisato il procuratore generale a vostra signoria che nel verbale c'è scritto, però ha anche informato la Corte che quello potrebbe essere il verbale riassuntivo. Mi sono premurato e preoccupato di chiedere, il riassuntivo non deve riportare esattamente quello che dice l'altro, quello è stesso? Tutto qua, era una legittima domanda. Va bene, chiuso l'incidente. Io non ho provocato nessuno. Chiuso l'incidente. Signor Presidente, abbiamo forse i nervi a fior di pelle. Presidente, le dicevo, lei ha portato a conoscenza di Brusca una parte del verbale riassuntivo del 26 febbraio 97. Il verbale riassuntivo, come tutti sappiamo, è il verbale redatto dal pubblico ministero. Però noi siamo in possesso, e anche la difesa lo è, del verbale registrato. Della trascrizione, avanti. Che è la trascrizione fedele e che appare diverso da quello registrato, diverso nel senso che non vi è questa parola deduco, si dicono altre cose che io non voglio dire, ecco perché volevo porre quella contestazione poco fa, ho fatto quella domanda, non mi è stato consentito, cioè se gli risultava che Serrina gli avesse detto che
Comunque, ecco, questo volevo fare presente alla Corte. Dopo la Corte si regoli come il re vota più giusto. Vogliamo andare avanti. Presidente, aveva la signora vostra ha formulato una domanda. Vuole rispondere a quello che le ho detto poco prima io? Sì, signor Presidente, io voglio rispondere, se aspettavo la sua, il suo ordine. Allora, signor Presidente, io vorrei, sbarrare il campo dalle cattive interpretazioni, per farmi chiarire vorrei esprimermi con degli esempi, se lei permette. Vediamo. E allora? Salvatore Riina, come mi parlava di Riccobuono, mi parlava di Badalamenti, mi parlava di Cristina e mi parlava di tante altre persone. E mi diceva, in generale, questo sono sbirri, sono amici, sono confidenti di polizia. E di questi contatti ne avevano dei benefici, quindi contatti che Salvatore Riina non ne aveva e li detestava. Ora, nelle stesse condizioni di Riccobuono, di Badalamenti, di Bontade e tutti gli altri, col tempo sono venuti fuori che con Badalamenti è venuto fuori qualche prova, c'è qualche documento. Con Contrada non è venuto niente perché io non so niente, perché non sapevo niente né di Badalamenti e niente di Riccobuono. Cioè, come fatto specifico, non sembra disposta. Signor Presidente, io come fatto specifico non ne sapevo niente né dall'uno né dall'altro. Col tempo poi si è scavato e si sono trovati dei riscontri, quindi... Ci interessa di sapere quello che sa lei, non quello che si è trovato, i riscontri che sono trovati. No, allora io con fatto specifico non ne so niente, poi sono parole di Salvatore Riina, mi diceva io vi sto dando alla Corte. Va bene. Presidente, ha parlato poco fa il Brusca di mangiate che si facevano tra Riccobuono, mangiate e bevute tra Riccobuono e il dottore Contrada. Lì è verbalizzato così. Sì, e specificamente gli risulta qualche mangiata? E quando, in quale luogo, se gli risulta? No, io chiedo scusa, la mia interpretazione era mangiata e bevute, nel senso che erano sempre assieme, non so né di mangiata né di bevuta, non so niente. Era virgolettato, di fatto. Va bene. Potete procedere se volete. Un'altra, io ce n'ho un'ultima. Riina ebbe mai a dirle, un'altra, io ce n'ho un'ultima. Riina ebbe mai a dirle che il dottore Contrada non arrestava Riccobuono? Che il dottore Contrada non arrestava Riccobuono? Non arrestava Riccobuono, nonostante insomma ci fossero, questo era il succo di un certo discorso, non arrestava Riccobuono nonostante ci fossero i mezzi e i motivi per arrestarlo. Ma dove è scritto? Non è possibile che le considerazioni... Da che cosa discende questa domanda? Discende, Presidente, chiedo scusa, dalla pagina 19 del verbale. Io posso, ma non l'ho reputo corretto darne lettura prioritariamente, ho posto quella domanda. Cioè dire, io chiedo, Presidente, la mia domanda può essere anche nel merito, campata per aria, però è formulata nel senso di sollecitare il ricordo del testimone su un fatto storico. Riina gli disse o non gli disse che? Quindi anche se io gli avessi chiesto, Riina gli disse che l'asino vola, tutti sappiamo che l'asino non può volare, però il fatto storico è non se l'asino vola, il fatto storico è se Riina gli disse o non gli disse. E sotto questo punto di vista non riesco a scorgere motivi per l'inammissibilità della domanda. Commentando i rapporti che c'erano fra Contrada e Riccobuono, ebbe mai a dirle che per queste ragioni Riccobuono evitava di essere arrestato? Signor Presidente, di non essere arrestato.
Signor Presidente, io con la risposta che avevo dato nel senso di mangiare e bevevano, era non l'abbiamo capito, non era, più. Le chiedo scusa, è questo, cioè, il rapporto che avevamo il Ricombo non poteva essere mai arrestato. Però di dire c'è cioè, questa operazione non l'ha arrestato, questo non lo so. Va bene, prego. Avete finito? Il procuratore generale ha finito. Un attimo solo, Presidente, chiediamo scusa solo qualche secondo. Posso? Prego, prego. Sì, Presidente, è una domanda che è prodromica a una contestazione. Brusca o ai componenti della sua famiglia arrivavano notizie soffiate circa fatti che potevano riguardare Cosa Nostra? Troppo generica la domanda. Presidente, la soffiata non è una cosa generica. A Brusca? Sì, a Brusca o alla sua famiglia. La soffiata ha un senso ben preciso. Nel gergo... Se lui appartiene no, Cosa Nostra dall'altro è lato. Troppo vasta allora, perché avevano, se lui è un uomo avevano, si oppone avevano, la genericità della domanda scusate. Avevano referenti, ce l'ha già pensato il Presidente avvocato avevano referenti torniamo, ecco, Brusca e la sua famiglia di San Giuseppe Iato avevano nell'ambito gli uomini dello Stato dei referenti ai quali potevano attingere notizie riservate. Non ci interessa perché ai fini di questo processo. Presidente, interessa ai fini di questo processo. Se lei mi consente, pone la domanda, poi nel corso della requisitoria vedrò di chiarire il senso del, allora, di questo interesse. Ma allora perché serve? Perché serve che ci sia una guida nel dibattimento? Serve per questo. Non possiamo allargare il tema così, di sapere che rapporti aveva la famiglia. Presidente, era una domanda, era per chiarire un passo del verbale, va bene, che non è chiaro e comunque dal quale sicuramente deriverà una contestazione, era solo per questo. Comunque io allora passo alla contestazione, passo alla contestazione dando per scontato un'interpretazione e passo a questa, sarà il Presidente eventualmente a dire che sto sbagliando. Prima aveva dichiarato Brusca. Signor Presidente, le chiedo scusa, la domanda non è stata posta. Ma la faccia fare? La sto ponendo, avvocato. Senza porre la domanda, Presidente. Gli faccia fare la domanda, lui la chiama contestazione. Se lei ha la pazienza un attimo di aspettare il discorso, no, avvocato, la contestazione può essere anche fatta su domande già poste in precedenza, su risposte già date, ed è proprio quello che sto facendo. Sto ponendo adesso una contestazione, sto facendo adesso sulla base di una risposta che prima era stata data. E prima la risposta era stata data era in ordine ai rapporti tra Riina e uomini delle istituzioni. È stato detto da parte di Brusca che fino al 1997 non aveva mai avuto questo tipo di rapporti. È vero o non è vero? Fino al 1997 questo tipo di rapporti, 92, non aveva, lui aveva appreso nel 97 che Riina nel 92 solo aveva avuto quei rapporti con le istituzioni per un, non so quale, non meglio definito, contratto o altro. Questo è quello che aveva detto poc'anzi. È vero o non è vero? Allora, sì. Se è vero questo, la contestazione è passo della dichiarazione, pagina 24 sempre di quell'esame, quando dice, guardi, per la mia conoscenza, Salvatore Riina, le posso dire una cosa, che lui era allergico pure a incontrarsi con un vigile urbano. Che lui era allergico a incontrarsi pure con un vigile urbano. Però che le notizie ci arrivavano da magistrati, da poliziotti, da chiunque, questo è pacifico 100%. Questo è il contenuto di quel passo delle dichiarazioni che io sto contestando al Brusca. Perché avevo fatto quella domanda? Perché un ci arrivavano, voglio capire se... ci arrivavano, come nel linguaggio corrente, arrivavano a Riina o arrivavano anche a loro? Questo è il senso di quella domanda. No, ci arrivavano nel senso che arrivavano a Riina. Benissimo. Chiarissimo. Posso rispondere? Non c'è bisogno che risponda perché si capisce.
No, Presidente, la domanda ci era arrivavano, questa. Significa che gli arrivavano. Dico, questa è la contestazione. Come giustifica questa discrepanza? Che a suo tempo ha studiato poco. Presidente, mi scusi, se appunto ha studiato poco, tutto quello che vogliamo. Ma ci arrivavano Rina, il contrasto sta nel fatto che lui ha dichiarato poc'anzi che a Rina non c'aveva nessun contatto con le istituzioni, mentre qua sta dicendo che le notizie gli arrivavano, quindi il contatto l'aveva, mi perdoni. Il contatto l'aveva, però nel processo contrario che cosa tengo questo? Ma è nel quadro generale della linea dell'accusa, Presidente, mi perdoni. Non ha detto che l'aveva preso dalla televisione. Lasci stare, avvocato, questo è un altro fatto. Io ricordo che sia stato questo. Vogliamo procedere, questa domanda così com'è non può essere ammessa. Vogliamo procedere. Presidente, subisco. Credo che fosse interesse, lei ritiene che non è così, d'accordo. Io ho finito, Presidente. I difensori? Avvocato Zain, lei ha avuto mai contatti con il dottore Contrada? Ha già risposto, no. Ha detto che non lo conosce. No, non lo conosce. Lei ha conosciuto amici o colleghi del dottore Contrada? Risponda. No. Ho avuto rapporti con costoro? Con no. Non li conosce. Lei, i suoi contatti su questo argomento sono stati limitati a quello che diceva Rina? Su questo argomento? Scusi, avvocato, correggo la domanda. Quello che lei ha avuto altre fonti, oltre che Rina, sull'eventuale rapporto del dottor Contrada con appartenenti all'associazione? Il non fatto specifico del dottor Contrada non so nulla. Lei ha mai sentito parlare del famoso Blitz dell'operazione polizia antimafia, chiamiamolo meglio, conosciuta come operazione contro la mafia della costa o Blitz di Villa Grazia dell'ottobre 81? E su questo punto la sentenza di primo grado è pervenuta a una determinata conclusione. Io volevo chiedergli notizie su questo. Risponda. So del Blitz, però non so altro. Sa che quale autorità di polizia fece questo Blitz? La polizia di Sala Questura. Va bene. Senta, lei ha mai sentito parlare dei seguenti funzionari di polizia? Dottor De Luca, dottor Vasquez, dottor Speranza, dottor Boncoraglio, dottor Moscarelli, dottor Cardella, dottor Giuliano, dottor Crimi, dottor Gentile, dottor Impallomeni, dottore Cassarà, dottore Montana, dottor Di Fazio, dottor Peritore. Come funzionari di polizia e tutte persone che facevano il suo lavoro, cioè le funzioni di polizia. La domanda è se ne ha mai sentito parlare. Nome per signor Presidente, come funzionari di polizia, io non ho avuto mai rapporto con questi signori. Difensore. Questi nomi sì, e li ho sentiti. Sa per lo meno che erano funzionari, li ha sentiti. Li ha sentiti. Li ho sentiti. Li ha sentiti e io rapporto come funzionari di polizia. E che facevano il suo lavoro, nient'altro. Che facevano il suo lavoro, vabbè, certo. Senta, mi vorrei spiegato che cosa, cioè questi termini, spione, sbirro, confidente, che diceva Ricco Bono, e che, no, Rina, che diceva Rina, riferendosi a Ricco Bono, in che circostanza l'ha detto? Ah, ecco, in che circostanza le ha detto? Certo, non ho spiegato, spiegare niente. Spiegato, chiarito. Chiarito, in che circostanza? Rispondo.
signor Presidente, ogni volta che si parlava di Riccobono, o per incontrarlo o per mandargli qualche ambasciata, per motivi di Cosa Nostra, si prendevano le precauzioni nei confronti di Riccobono, perché poteva adoperare la polizia o per far arrestare i suoi nemici o per essere tranquillo. Quindi lo considerava spione, amico del dottore Contrario sotto questo punto di vista. Le risulta che Riccobono o Rina le ha mai detto che Riccobono fosse vicino ai carabinieri? No, in generale si è sbirro, però in fattispecie il Riccobono veniva inquadrato con il dottor Contrada. Gli altri con il Russo, non so, in particolar modo gli altri Badalamenti e Bontade con il colonnello Russo, a Rosario Riccobono con il dottor Contrada. Però poi si diceva sbirro in generale. E poi si diceva sbirro in generale. Avvocato, mi scusi, vorrei chiedergli un chiarimento io. Sì, ma chiarito. Rina le avrebbe detto che le avrebbe detto dei rapporti che c'erano fra Contrada e Riccobono. Ciò nonostante, cioè pur sapendolo amico di Contrada, confidente, sbirro, tutto quello che vogliamo dire, il Rina manda suo padre a chiedergli il permesso per effettuare l'operazione che doveva concludersi con l'evasione di Bagarelli. Luciano Liggio. L'evasione di Liggio. Luciano Liggio. Di Luciano Liggio, di Luciano Liggio. Non c'era, secondo lei, per le conoscenze che ha lei, delle opportunità? Non c'era il mezzo di evitare di chiedergli questo permesso, nonostante il Riccobono fosse il capo del territorio in cui ricadeva Luciardone. Signor Presidente, sì, penso di sì. Signor Presidente, una volta che succedeva un'evasione, senza avergli chiesto il permesso preventivamente, poteva diventare discussione di Cosa Nostra. Salvatore Rina glielo doveva dire per forza, non è che è una cosa che non si vedeva poi in futuro, quindi la poteva ritenere distretta. Era inevitabile, cioè. Era inevitabile. Sì. Ok. Vabbè. Perfetto. Avvocato, mi scusi. Io volevo, chiedo scusa, volevo completare. Salvatore Rina ogni volta, o perché si ci doveva incontrare lui, o perché si ci doveva fare incontrare altri, ogni volta che si doveva incontrare con Riccobono, che si ci credo nell'ultimo periodo, 81, dopo la guerra di mafia ci ha incontrato uno o due volte, prendeva le precauzioni, non indifferente, perché si preoccupava che invece di venire lui avrebbe mandato le forze di polizia. Va bene, ho capito. Prego, avvocato, continui. Quindi prendeva precauzioni. Senta, della latitanza di Rina, lei sa se Rina durante la latitanza, correggo la domanda, ha avuto, diciamo, qualche aiuto, mi riferisco a soffiate, cose di questo genere, perquisizioni, controlli? Io poco fa... Ha avuto soffiate durante la latina? Voglio chiarire, avvocato. Soffiate da parte di organi istituzionali? Avvocato, che io sappia direttamente lui, cioè che un carabiniero, un poliziotto andasse a Salvatore Rina, c'è questo fatto, ma tramite persone lui aveva i contatti con le forze di polizia, nel senso che aveva qualche soffiata, tipo tramite noi lui aveva qualche questa soffiata. Questa che è la sua solita conoscenza giornalistica, lo sapeva prima? No, queste sono, no signor Presidente, questi sono fatti che noi avevamo qualche contatto in paese con qualche carabiniere quando lui a San Giuseppe Iato, ci facevano sapere, ci sai questa sera abbiamo perquisizione, e quindi dipende o perché c'era Salvatore Rina o perché eravamo noi sul solo per noi, cioè per la famiglia Brusca. E prima che mio padre venisse arrestato il 85 settembre novembre 85 c'era stata una soffiata da parte dei carabinieri di San Giuseppe Iato, che io, anche se non c'era proprio lo statuto dopo, e Salvatore Rina si è andato da San Giuseppe Iato. Dopo, a distanza di un mese e mezzo, due mesi, mio padre fu arrestato.
Ma... Quindi il fatto che lei sa sono queste segnalazioni che vi facevano i carabinieri di San Giuseppe? Come fatto concreto io so questi, però c'erano tanti altri uomini d'onore che avevano altre notizie. Fatti concreti l'ho chiesto, non l'ho chiesto altro. Senta, lei ha parlato di un periodo di soggiorno di Rina a Borgo Molara. Se ci può precisare questo periodo. Salvatore Rina ha avuto due periodi di latitanza, uno nella casa di Vincenzo Anselmo e l'altra in una casa che in questo momento non mi ricordo il proprietario a chi l'ha venduta, a Borgo Molara, comunque vicino nella casa dove abitavo io di Patellaro Giuseppe. Quindi a Borgo Molara c'è stato due volte, ci può dire i periodi? In due occasioni, allora ci può dire i periodi, il tempo in cui, anno grosso modo, mese? Dunque, la prima credo che siano negli anni 70, 73, 74, 75, 76, quando si 77, dall'Anselmo, quella di Anselmo, giusto? Sì, la seconda mi riferisco a quella contraria da Molara. Credo che inizia 79-80 e finisce nell'81 quando scoppia la guerra di mafia. Cioè, mi scusi, quando scoppia significa prima che scoppi o durante o dopo? Scusi, quando sta per scoppiare la guerra di mafia con l'uccisione di Stefano Bontade, lui smette di abitare in contrada a Molara. E perché? Lo sa lei? Perché, sì, lo so perché sono andato a prenderlo io personalmente a casa. Cosa sta dell'allontanamento da Borgo Molara? Salvatore Rina sapeva che c'erano gli scappati, come sono dei perbedenti, avevano individuato la casa o la zona dove lui abitava, a chi se ne è scappato. E ci sono andato io prima a prenderlo, assieme a lui, che lui ha messo moglie e figli in macchina, io ho preso tutta la roba più necessaria e me lo sono portato, cioè lui è venuto a San Giuseppe Iato. Risaputo più di un milione di volte, l'ho detto al professor Agrigento. Me lo sono messo in macchina, lui con la sua macchina, io con la mia, me lo sono portato a San Giuseppe, incontrato a Dammosi. Quindi Rina aveva una sua macchina, se ho capito bene. Sì, una Golf. Aveva una Volkswagen Golf, che guidava lui o guidava la moglie, per esempio, non so bene. No, guidava lui. Guidava lui. Guidava lui. Quindi è andato lei a prenderlo con la sua macchina e lui... Non era una Mercedes che aveva Rina. No, aveva Mercedes. Una Mercedes o una Volkswagen? Aveva una Mercedes e una Golf, in quell'occasione la Mercedes la mandò da Oliveri e lui si è messo in Golf, quella Golf è venuta con me a San Giuseppe, che teneva, aveva una Mercedes che teneva in garage. Ma mi scusi, di che aveva paura Rina? Perché lei non l'ha precisato. L'ha detto degli scappati. Degli scappati? Cioè, e dei scappati, dei perdenti. Scappati, La pelle che gli dovevano fare. Noi immaginiamo, Presidente, ma... Lasciamo spazio all'immaginazione. Non ce ne sono molti. Mi scusi, lei ha detto che se ne è occupato personalmente. Chi le ha dato questo incarico? Chi me l'ha dato? Me l'ha dato che io mi vedevo spesso e volentieri con Salvatore Rina, mi vedevo con mio padre, sapevo del fatto. Sapevo che si era messo in atto la guerra contro Stefano Bontade e Company, che poi sono stati cosiddetti perdenti, e ne ero partecipe in prima linea, cioè io da Stefano Bontade e Company, che poi sono stati cosiddetti perdenti, e ne ero partecipe in prima linea, cioè io dal primo momento fino all'ultimo ho vissuto in prima persona questi fatti. Scusi Presidente, sto eliminando una serie di domande che non ha più. Te ne faccio una io. Nel frattempo. Del medesimo periodo che lei ha collocato nel 1981, mi pare. Sì. Prima della morte di Stefano Bontade. Perché non rispondi? Sì, signor Presidente. Non ho capito, cioè qual è la domanda? Prima dell'omicidio di Bontade questa circostanza che lei lo va a prendere per farlo andare via da Borgo Molara. Sì, giorni, il tempo, cioè quando lui se n'è andato da San Giuseppe Iato, da Borgo Molara, da San Giuseppe Iato, subito dopo è scattata la morte di Stefano Bontade. Oh. Le risulta che attorno allo stesso periodo, o poco prima, o poco dopo,
ci fu un'altra occasione che si allontanò da Borgo Molana, il Reina. No, io so solo questo, poi se avevo un'altra occasione precedentemente a questo, ci sono altri fatti, non lo so. Non lo so, vabbè. Un'altra domanda, lei ha mai saputo che il dottore Contrada nel 1980 denunciò Bagarella e cinque ed altri per l'omicidio del dottor Giuliani? E come, certo, ma come lo doveva sapere? Non sia giornalisti che può avere avvocato. No, se si era parlato di questo fatto e se lui ne era a conoscenza. E quale pertinenza ha col tema dell'indagine che conduciamo oggi? La pertinenza non rispondo, avvocato, per favore. Dico, dovrebbe essere oggetto di discussione. Senta, io volevo sapere, le risulta quali benefici abbia avuto Ricco Bono? Se Ricco Bono ha avuto benefici da questo rapporto con il dottore Conte? Quello che sa già l'ha detto, avvocato. E allora va bene, Presidente. Un'altra cosa volevo chiedere. Questo l'ha chiarito pure spontaneamente, senza che ci fosse domanda. Senta, le risulta che Bontate, Inserillo, Di Cristina, eccetera, fossero sottoposti a misure di prevenzione o no? Ricco Bono? No, non le oso dire. C'è documentale al riguardo, ci sono schede, avvocato, per cortesia. Senta, se lo saluto. Scusi, un'altra domanda. Lei poc'anzi, nel parlare del suo pentimento, non ha detto sostanzialmente quali furono le ragioni, ha accennato ragioni mie personali. Può spiegare meglio? Dottor avvocato, chiedo scusa. Io ho cominciato, come so dire, in maniera molto elementare, mi sentivo un soldato, cioè un componente di Cosa Nostra, quindi un soldato che appartiene a un piccolo esercito. E vedevo per questa associazione. Nel tempo, man mano che le cose sono, cioè più si andava avanti, più mi accorgevo di avere sempre ha avuto la crisi più sbagliato. Esistenziale, ma avvocato. Signor Presidente, cioè quando io inizialmente comincia, quando Cancemi fa alcune dichiarazioni pubbliche, credo inizio 96, metà 96, comunque io ero a Canciata Cannatello. A Contrada Cannatello, e da lì io cominciai a riflettere, a avere un modo di disegno, un modo di per dire: io ho fatto un mare di guai, ma che titolo, ma per quale motivo? Io non avevo niente contro il dottor Falcone, niente contro Stefano Bontate, niente contro nessuno. Io ero una persona che davo la vita per Cosa Nostra e per Salvatore Riina e per mio padre. State facendo, mi sono sentito tradito, e allora, visto e considerato che non mi sono riconosciuto più in questo contesto, ho deciso di fare il passo. Avevo commesso un fatto molto orribile, quello del piccolo Di Matteo, e non ho più resistere a tutto quello che mi è capitato in un bel momento. Scusi Presidente, torno indietro, una domanda che avevo omesso nel semplificare lo schermo. Scusi, quando Riina si allontana da Borgo Molara, si reca, se io non ho capito male, a Dammusi, esatto? Sì. Sì, accompagnata a Dammusi. Ci fu qualcuno che provvide a sgomberare le masserizie, che lei sappia, di Casarina? Dopo giorni ci sono... Subito io con il Salvatore Riina ce ne siamo andati a Dammusi. Lui si fermò là per 10, 15, 20 giorni, un mese, che poi si trasferì a Mazzale del Vallo. Dopo giorni ci sono andato io Di Maggio e un certo Cicchirillo di San Giuseppe ad andare a spendere ancora dell'altro materiale. Andare a prelevare effetti personali, intende questo? Sì, effetto personale, mangiare, cioè andare a svuotare il più possibile quella casa. Quella casa, sì. Parliamo della casa che abitava Rina, esatto. Sì. Senta, lei ha chiarito le ragioni, vado avanti, le ragioni del suo pentimento. C'è stato un momento in cui lei ha pensato di simulare un pentimento? No, io non ho pensato, io ho sempre pensato di fare collaborante, però per un momento avevo la voglia di non accusare alcuni amici, è diverso. Voglia di non accusare alcuni amici, cioè a dire? Se chiarito... Di Piazza, Francesco e Vitale Vito. Quindi lei voleva raccontare determinati delitti, escludendo da questi delitti questi signori che ha menzionato? Io ho raccontato i fatti ben precisi, escludendo queste due persone.
Ho capito. E che cosa... Poi com'è che lei ha cambiato idea? Ho cambiato idea che quando mi hanno notificato le indagini che ero stato denunziato per calunnia... Per calunnia indagini? Di Brusca Giovanni. Di Brusca di se stesso? La procura di Palermo mi ha inquisito, cioè mi ha indagato per calunnia. Per autocalunnia? Allora, cioè per, lei avrebbe calunniato se stesso? O avrebbe calunniato suo fratello? Per calunnia verso terzi, cioè verso mio fratello Enzo Buschenzo Salvatore. No, aveva detto... C'è la procura di Palermo... Sì. Chiedo scusa, la procura di Palermo mi indagò per calunnia. Sì. Nei confronti di Brusca Enzo Salvatore. No, di suo fratello. Quando mi hanno comunicato questo fatto, mi sono preso le mie responsabilità, ho chiarito i punti dove c'era il problema, gli altri li ho confermati, che non c'erano solo questi due punti, c'erano tanti altri punti, li ho confermati, li ho chiariti, alcuni sono stati in parte riscontrati, più di una volta ho chiesto alla Procura di Palermo di completare questa operazione, non so per quale motivo, so solo che mi hanno arrivato un prolungamento di indagine, quindi ancora vuol dire che ci sono indagini in corso. Mi scusi, lei aveva accusato suo fratello di che cosa? Io non avevo accusato mio fratello, con mio fratello Enzo, Salvatore, io questo voglio chiarire con la Procura di Palermo. Ecco, lo chiarisco. Mettendomi d'accordo con mio fratello Enzo Salvatore, spontaneamente, se te la senti di fare questo, cioè al posto di Vitale Vito si ci doveva mettere mio fratello Enzo Salvatore. Cioè quindi non accusare al Vitale Vito. Stessa cosa per Francesco Di Piazza, però i fatti sono raccontati nei dettagli. E mio fratello mi ha dato il sì a questa partecipazione, quindi io ho chiesto alla Procura di Palermo di chiarire questa posizione. Signor Presidente, io non ho altre domande, non sono l'avvocato. Va bene. Presidente, io su questo... chiedo scusa, non lo credevo che aveste finito, no, finite voi. Ti riallaccio alle loro domande. Lei è imputato per la strage di Capaci? Sì. Quindi lei è l'assassino del dottor Falcone? Io sono quello che ho plumato, cosa dire, il... Quando si è pentito? Il... Come? Quando si è pentito, data soltanto, cerchiamo di andare al tema, avvocato. 23 maggio con i colleghi investigativi e 10 agosto 86 e con i magistrati. Quando ha parlato del dottor Contrada per la prima volta? Credo nei verbali, cioè negli interrogatori che sono citati, che prima di arrivare a questo punto ho parlato tutta una serie di fatti. La data? Di una serie di fatti riguardanti chi? Fatti non di omicidi, cioè crimini. Ah, ho capito, che non riguardavano il dottor Contrada. No, completamente. L'ultimo interrogatorio quando l'ha avuto? L'ultimo? Sì. 4 giorni fa, 5 giorni fa, non mi ricordo preciso. Comunque di recente. Il dottor Contrada? No. No, io tranne questa occasione non ho più parlato del dottor Contrada perché non ho niente da dire del dottor Contrada. Ho capito. Senta, lei ha subito colloqui investigativi? Lei ha un contratto di protezione, di collaborazione? No. Lei è stipendiato? No. Se non c'ha un contratto di collaborazione, avvocato, per favore. Presidente, posso anche non conoscere certe cose, per cui la mia ignoranza mi spinge. Abbiamo parlato l'altra volta. Ma non di lui. Ci siamo istruiti assieme. Ma su altri... Nonostante la differenza di età. Collaboranti. Lei ha avuto rapporti con le istituzioni, con uomini delle istituzioni? Ce n'è di tanti... Ha risposto, Presidente, sul punto. Ha avuto conoscenze o frequentazioni con poliziotti, carabinieri e altri personaggi in divisa? Ma quando, avvocato? Nel corso della sua libertà e della sua latitanza. Ha avuto a che fare con poliziotti o carabinieri, mi chiedo tanto. Signor Presidente, io a che farci no, però cercavo di avere notizie per avere qualche notizia da parte di qualcuno che conosceva qualche poliziotto, qualche carabiniere, ma io non ho avuto mai contatti diretti. Ha avuto contatti con uomini politici?
La domanda non è ammessa. Lo immaginavo. Ha avuto incontri con altri collaboranti? Quando? No. Nel corso della... anche nell'ultimo, negli ultimi due anni. Comunque ha risposto, no. Ho detto no. Per l'informazione sono ancora sottoposto al 41 bis, anche se sono 416 bis sulla carta. E ancora sottoposto, è detenuto sottoposto al 41 bis. Sì, anche se sulla carta sono 400, ma per mia scelta, signor Presidente. Va bene, vado avanti, avvocato. In ordine alle soffiate di cui ha parlato del 1985, che avrebbe avuto a San Giuseppe Iato, 85-81. Io mi ricordo 85, o comunque 85-81, quello che... Quali soffiate sono? Prego? Quali soffiate sono? Quelle, dice, dai carabinieri locali per agevolare la famiglia. Sì, io sì, ho notato 85. Ma prima dell'85. Posso prima, anche essermi sbagliato. L'85 sì, è il padre guardistrato. Ne ha parlato adesso per la prima volta o ne aveva parlato prima? No, ne ha parlato prima. No? Ne ha parlato. Ah, ne ha parlato prima. Quando ha saputo delle accuse nei confronti del dottor Contrada? Cioè, quando ha saputo che il dottor Contrada era sottoposto a processo? Ma come tutti i cittadini italiani? Risponda, no? Come tutti i cittadini italiani, signor Presidente? Cioè, tramite mezzi di informazione, non avevo. Da quando ha cominciato il calvario del dottor Contrada? Cioè, quando è stato arrestato, è tutto l'iter che si sa. Più o meno. Dallo fino a 82, inizio 83, 93, chiedo scusa. E da chi lo ha saputo? Lo ha detto. Dai mezzi di informazione. Mezzi di informazione. Ah, mezzi di informazione. Non da nessun altro direttamente, no? No, no, cioè così si sapevano tutto, però non è stato mai oggetto di discorsi. Ho capito. Senta, dopo che Riina si allontanò nell'81 da Borgo Molara, come lei ha detto, vi è ritornato, che lei sappia, di nuovo lì, a Borgo Molara? No, completamente. No, no, non c'è più ritornato. Signor Presidente, nessun'altra domanda? Va bene. Grazie. Presidente, se consente io avrei qualche domanda da porre in relazione. Si accomodi. Una non in relazione alle domande difensive, le altre poche per la verità tutte in relazione alle domande difensive. Andiamo alla prima che ce la togliamo di davanti. Quando il dottor Riina decise di fare uccidere Rosario Riccobono, adottò delle cautele particolari, cosa decise di fare, come far eseguire questo omicidio e quali cautele adoperò, se ne adoperò? L'adoperò sia il giorno in cui lo uccise sia qualche altro appuntamento che aveva fatto prima, cioè di ingannarlo, di andare in un altro luogo, precisamente a Partenico, e poi da Partenico gli uomini d'onore che lo avevano ricevere con delle precauzioni, facendo perdere le tracce, lo portò a San Giuseppe Iato. E perché? Cioè, proprio per il... Ah no, chiedo scusa, credevo avesse finito, continui. Credo che l'avevo detto prima, cioè proprio perché si spaventava che invece di venire a lui li mandasse alle forze di polizia. E specificamente per l'omicidio fece quindi la stessa cosa, adottò queste particolari cautele. E quando dice sì, forze di polizia, il Riina fece qualche nome esplicitamente oppure parlò di forze di polizia così genericamente? Allora, lui si riferiva, quando parlava di Riccobono, parlava dell'amicizia, del contatto che lui aveva con il dottor Contrada, e lui lo inquadrava in questa persona. E quando lui, ogni volta che si parlava di Riccobono, o si doveva incontrare, perché lui si è incontrato prima della sua morte due o tre volte, sicuramente, cioè il giorno della morte, e un 6-7 mesi prima, a Partenico, non so se c'è stato qualche altro incontro, e ogni volta prendevo questo tipo di comportamento, in quanto Salvatore Riina, essendo amico di Giuseppe Giacomo Gambino, conosceva bene la persona di Rosario Riccobono e come si poteva comportare. Sì, su questo io ho concluso. Andiamo all'allontanamento di Totò Riina da Borgo Molara, quando lei è andato a prenderlo. Il Riina, lei diceva, si allontanò
con tutta la famiglia, ho capito bene, se ho capito male mi corregga. Ha detto così che... Sì, sì. Com'era composta questa famiglia del Rina? Marito, moglie e tre figli. E nessun altro vi era? In quel momento? Sì, in quel momento, quando si allontanarono e lei li accompagnò. In quel momento che io mi ricordo non c'era nessuno, là la frequentavano diverse personaggi, no, tipo... Non interessa chi la frequentava, se nel nucleo familiare di Rina, quando si allontanarono vi erano altre persone, lei mi ha detto che non c'era nessun altro, ho compreso bene. In quel momento preciso no, ma là ci andavano tante altre persone. Senta, lei conosce una nipote di Totò Rina che si chiama Manuela? Cognata, non nipote. Io non lo so bene, allora cognata, apprendo e prendo atto che si tratta di cognata. Ecco, questa Manuela lei la conosce? Questa cognata, come dice lei? La conosce? Come? Sorella di sorella della moglie, sorella di Bagarella. Quindi la conosce. E quando lei andò a rilevare Totò Rina con tutta la famiglia, questa Manuela c'era o non c'era? In questo momento non c'era. Sì. Senta, diceva che Rina possedeva due automobili, una Mercedes e una Golf? Ho sì. Fatto bene? Sì. Si allontanò alla guida della Golf. E la Mercedes, sì. Che fine fece? Si oppone alla domanda, aveva risposto, l'aveva mandato da Oliveri. Ah, ecco, vabbè, allora l'aveva, perché io non l'avevo, sì, sì. L'aveva mandato da Oliveri. E chi è, allora, e chi è Oliveri? Chi è, l'aveva risposto? Oliveri è un uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, cioè vicino a Tinerello, parente dei Marchese, questo. Senta, la casa di campagna che voi Brusca possedete in contrada ad Ambusi, io non l'ho vista mai, quindi faccia riferimento a questa casa di campagna più in alto. Questa è una casa antica o è di nuova costruzione? Quella dove Salvatore Rina, come primo impatto partendo da Molara, siamo andati nella proprietà dell'ingegnere Barbaro, che era nella disponibilità dei Brusca, che per un periodo ci siamo comprati e poi si è rivenduto, cioè se l'ha ricomprato un'altra volta a Barba. Sì, poi Salvatore Rina, dopo sì. Salvatore Rina si è costruito una casa e questo vabbè, è durato questo fino al 1985. Al momento non mi interessa perché più nozioni mi dà, più io mi confondo, voglio nozioni scheletriche. Questa casa nella quale si rifugiò il Rina con la sua famiglia e che era nella disponibilità dei Brusca, dice lei, era una casa di vecchia costruzione, era una casa antica? Antica, sì, abbastanza antica. E c'è del terreno tutto attorno, molto terreno. Sì. E chi vi badava a questa casa e al terreno? A quell'epoca. Lazio Salvatore. A quell'epoca. Sì. Lazio Salvatore. Senta, più in alto rispetto a questa casa, della vostra disponibilità. Un comodo poi ci spiega l'utilità di questa domanda. Presidente, il codice non l'ho inventato io, anzi se dipendesse da me avrebbe il codice attuale cessato di vivere. La Corte non sa perché non deve sapere secondo il codice. Poi ora io non lo posso spiegare. Discutibile il discorso. Perché se io lo devo sapere. Se lo spiego prima con questo esame, sì. Così. Se lo spiego prima con massimi sistemi commetto una scorrettezza. E se la Corte no, mi dice di spiegarlo, io lo spiego. Però spiegandolo in dottrino il test, e questo non mi sento di farlo. Poi se vuole glielo spiego. Consente che prosegua, Presidente. Prosegua, sì. Dicevo. Più in alto rispetto a questa vecchia casa o villa nella vostra disponibilità, era a quell'epoca, ora non mi interessa, una villetta di nuova costruzione? Io capisco lei cosa vuole dire, ce n'erano diverse villette, quasi di fronte, non più alto, quasi a livello, un pochettino più alto come in linea orizzontale. Ce n'era un'altra, sì. Un'altra, dice lei capisce che cosa voglio chiedere. E in queste villette che erano, in una di queste villette... Procuratore generale, sì, c'è una cosa che mi obbliga, prego, a interrompere l'udienza perché debbono procedere al cambiamento della cartuccia. Sì, Presidente. Quindi io era l'ultimo. Sono cartucce che la fanno zittire. Sì, vabbè, allora attendo. Va bene. Procuratore generale, siamo pronti. Sì. Le dicevo, signor Brusca, in una di
di queste villette di nuova costruzione di cui parlavamo poco prima, abitavano, per quello che le risulta, delle persone egualmente membri appartenenti a Cosa Nostra? Ci abitava la famiglia Marchese, c'è padre, madre, sorelle di Giuseppe Marchese, di Antonino Marchese, c'è il socio di Leluca Bagarelli. Sì. Per un periodo ci ha abitato questa famiglia. Sì. E Giuseppe Marchese vi abitava pure? Giuseppe Marchese, no. Marchese. Giuseppe Marchese. Ce ne sono miliardi. Dovrebbe essere col... Dicevo. Chiedo scusa al signor Brusca. Marchese chi? Giuseppe, ho detto. Dico Giuseppe Marchese, il futuro collaboratore di giustizia, per quello che risulta, sì, aveva occasione di abitarci, ci abitava? Sì. Va bene. Senta, lei è in grado, nulla sa circa un precedente, mi pare che ha detto di no prima, un precedente allontanamento di Totò Riina da Borgo Molara, precedente rispetto a quello in cui lo andò a rilevare lei. Sa nulla al precedente? Sì, precedente. Sa nulla al riguardo o ha sentito nulla al riguardo? Non ho capito, cioè prima di quando io andassi... Mi scusi, cerco di essere più chiaro. Lei ha parlato di un allontanamento di Totò Riina dalla villa di Borgo Molara dove abitava, che avvenne poco prima dell'inizio della guerra di mafia. E in questa circostanza fu lei che lo andò a prendere con tutta la famiglia e lo fece rifugiare nella casa di vostra disponibilità a San Giuseppe Iato. È giusto? Quindi siamo a poco, sì, prima della guerra di mafia. Precedentemente, sì, le risulta qualche mese prima, o comunque nei primi del 1981, che Riina si fosse allontanato anche per breve periodo, anzi per breve periodo, per qualche giorno, da Borgo Molara ed era venuto egualmente in contrada da Musi, da voi? Le risulta questo o non le risulta? No, io gli posso dire che Salvatore Riina, se si sia allontanato da Borgo Molara, tranne di questa occasione, non lo so. Ma Salvatore Riina ha 101% abitato nella casa di Barbaro e poi nella casa che lui si è costruito, nella casa che hanno abitato i Marchesi. No, non mi sono spiegato. Sì, allora mi sono stato poco chiaro. Esclude di sapere che ci sia stato un altro allontanamento. No, stava dicendo un'altra cosa, Presidente. Nella casa dei Marchese io l'ho interrotto. Mi scusi se l'ho interrotto, prosegua, signor No, esclude di averlo saputo. Nella casa dei Marchesi Salvatore Riina, cioè dove hanno abitato i Marchesi, Salvatore Riina non ci ha mai abitato. Infatti, avevo capito bene, cioè dire che mi sono espresso male, non avevo chiesto se Riina aveva mai abitato nella casa dei Marchesi, evidentemente sono stato infelice. Le dicevo, le risulta che precedentemente a questa fuga di Riina, poco prima della guerra di mafia, il Riina si fosse allontanato brevemente all'inizio dell'81 per venire ad abitare non nella casa dei Marchese ma per venire ad abitare sempre in questa stessa vostra casa per poco tempo, per pochi giorni con la famiglia, le risulta questo o non le risulta? Guardi, che Riina si sia allontanato da Molara questo non lo so perché non lo posso escludere, non so niente. Io gli posso dire che la prima volta che Riina Salvatore è venuta a abitare con tutta la famiglia, perché lui ce l'è venuto tantissime volte in quella casa, con la famiglia fu la prima volta in quell'occasione. Quindi non può escluderlo, ha detto poco fa. Dice, non lo posso escludere. Signor Presidente. No, ha detto che non gli risulta. Sappiamo la risposta, non possiamo. No, gli risulta e basta. Presidente, se prendiamo... No, non voglio essere accusato di una slealtà che non ho compiuto, Presidente. Se noi prendiamo la... Io ho condotto un interrogatorio così asettico. Stiamo riempendo un verbale di polemiche. Ha detto non mi risulta. No, e prima non posso escluderlo, lo vedremo nella registrazione. No, se non posso escluderlo, non lo escludo. Lo sta dicendo. Lo ha detto, lo vedremo nella registrazione. Non ho altre domande, Presidente. Lo vedremo, lo ha detto. Non mi sarei permesso. Andiamo avanti. Non mi sarei permesso perché era un punto rilevante. Per carità, buona fede. No, Presidente, sul punto non ho altre domande. Ho finito? Ha finito. Avete finito pure voi, spero. Signore. Brusca può essere allontanato. Non so niente, non posso scrivere, non so niente.